Reduce dal successo del premio Tenco con un secondo posto, il cantautore e chitarrista abruzzese Nicola Pomponi, in arte Setac, mercoledì 1 dicembre si esibirà sul palcoscenico del Teatro Massimo di Pescara con uno spettacolo patrocinato dal Comune, come annunciato nella conferenza stampa di presentazione dell'evento da Alfredo Cremonese, assessore comunale agli eventi. Il sindaco ha ritenuto opportuno dare il patrocinio a questa bella iniziativa di un artista abruzzese emergente su tutto il territorio nazionale. Viene da poco dal premio Tenco, dove è stato un grandissimo protagonista, e noi siamo orgogliosi di essere vicini anche agli artisti emergenti, sia il sindaco, sia l'amministrazione comunale e il sottoscritto come assessore ai grandi eventi. Noi siamo orgogliosi due volte che lui faccia conoscere in tutta Italia, e speriamo presto anche in tutto il mondo, l'abruzzesità e nell'abruzzesità anche la pescaresità. Originario di Penne, Setac porterà in scena la sua musica, tratta dagli album Alestalé e Blusanza, un mix di blues e transumanza in un dialetto abruzzese che diventa lingua musicale. Il nome sta proprio, è una crasi tra blues e transumanza, che sta un po' a significare transumanza, il viaggio della vita, no? E quindi il blues rappresenta il genere che più mi appartiene e con cui sono cresciuto. La transumanza invece è il viaggio che poi ti modifica e ti fa tornare a casa cambiato. Quindi ho voluto miscelare queste due cose per il mio progetto, ecco. Ospite della serata anche Mimmo Locasciulli, col quale Setac collaborerà anche ad altri progetti. La collaborazione con Mimmo è meravigliosa, perché poi è nata un'amicizia profonda, un rapporto di stima incredibile, e quindi sono molto felice che lui sarà con noi il primo. Per quanto riguarda i musicisti, ho la fortuna di essere affiancato da Nazareno Pomponi alle tastiere, Valerio Pomponi alla batteria, Morgan Fascioli alle percussioni, Emanuele Carulli alla chitarra elettrica, Fabrizio Cesare, il mio produttore, alle tastiere. Spero di non aver dimenticato nessuno. Mi fa piacere anche far conoscere la nostra lingua, che per me è il modo più sincero di comunicare. Stiamo organizzando la tournée primaverile, sperando che tutto vada bene, perché torniamo a navigare a vista purtroppo con il Covid. Posso dire che sono felicissimo di suonare al Massimo, che per me è sempre stato un posto che ho sempre sognato, sempre vissuto da spettatore, quindi ecco, è un sogno che si realizza. E